poche volte capita nel calcio che si vince fuori casa in un campo anche così difficile, meritando in maniera evidente, insomma, quindi è stata un 2-0 figlio, secondo me, di una prestazione impeccabile, tranne i primi minuti dove la squadra ha fatto quello che temevo, cioè era un pochino impaurita, abbiamo perso qualche pallone stupido, soprattutto con i giocatori più tecnici, e lì mi sono preoccupato perché era una partita che noi avevamo preparato per doverla giocare a tutti i costi, quindi due attaccanti, Coronario trequartista, Scozzarella, Nizzetto, era un messaggio alla squadra che per fare il risultato bisognava giocarla, e all'inizio qualche pallone sbagliato mi aveva preoccupato, poi piano piano la squadra è venuta fuori, secondo tempo poi in maniera abbastanza convincente, c'è stato il gol di Coronario straordinario subito dopo il raddoppio e la partita è finita lì, anche perché il Perugia ovviamente ha subito quell'1-2, si è demoralizzato, e è anche giustificabile il fatto che poi la partita sia andata fino alla fine in quella maniera. Mister, buonasera, sono Francesco Rinaldo, giornalista di Trapani, amico per i colleghi di Perugia. Una partita in crescendo, quella della sua squadra, della nostra squadra,